Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Come al solito io sono Laura. Io sono Sabina. Oggi volevamo fare insieme a voi dei biscottini, siccome avevo dello yogurt a casa. Ma poi ci avevamo tutti le Bene, poi ve li facciamo vedere tutte queste formine. Ora cominciamo. Siccome avevo lo yogurt in casa e mamma, non. io non sono. Niente, ci fa così, ti si vede il bellissimo abitino che ce l'hai. Siccome avevo dello yogurt in casa e non lo usavo, ho pensato di non perderlo e fare dei biscottini. E allora abbiamo bisogno di farina 340 grammi. Io uso sempre quella integrale, ho modificato un po' la ricetta, insomma. Andiamo direttamente a buttarla dentro la nostra bella ciotola. Mettiamo il dolcificante. Io ho messo 20 pillole schiacciate di dolcificante perché io ho usato lo yogurt alla frutta, avevo quello dentro. Il mio è alla fragola. Allora mettiamo metà di questa bustina di lievito. Ok, questo è fatto. Facciamo un buco qua nel centro, mamma mia. Ok, va bene così. Ok. E mettiamo il nostro yogurt. Mettiamo una piccola quantità all'inizio. E guardiamo la forchetta. Gira piano piano. No, solo nello yogurt. Così mettiamo l'uovo. Lo vuoi mettere tu l'uovo? Vai. Tutto intero, mettilo. Olè, brava. Sì, tu gira e io nel frattempo, piano, e io nel frattempo metto l'essenza alla vaniglia. Perché a me piace la vaniglia, se volete non lo potete mettere. Oppure se volete potete aggiungere. Ok, vai mani. Potete aggiungere le scaglie di cioccolato, come potete aggiungere anche un po' di noci, giuntate finemente, oppure anche un po' più spesso, oppure le mandorle. Pistacchi, tutto quello che volete. Allora, nella ricetta originale erano 125 grammi di yogurt con farina normale, però ovviamente noi con la farina integrale dobbiamo mettere un po' di più e io ne avevo due scatoline di yogurt e ora io sto cercando di metterla tutta. Vediamo come esce l'impasto, che comunque non deve essere troppo duro, ma neanche morbidissimo, che poi si deve stendere con il mattarello e dare le forme che volete. Sabinuzza, che forma vuoi tu? Il Cuoricino. cuoricino e poi? Quale ti piace ancora? La stella. La stella, oppure vuoi che le facciamo tutte? Tutte. Tutte, tutte? Ma io E non andiamo so. ad impastare. Ma voglio farlo io le mani. Sì, ora lo fai anche tu, amore. Nella ricetta originale erano 125 grammi di zucchero, che io non ho messo, e in alternativa allo zucchero, essendo dei biscotti, li potete aggiungere invece di zucchero anche il miele, che secondo me è ancora più buono, oppure zucchero di canna. Per stendere l'impasto, ovviamente devo usare un po' di farina normale, che io ho già preparato qua accanto a me, un po' sul tavolo. Sì, perché così non si appicca. Sì, e ora la mamma gli dà un altro po' di carezze qua, gli fa le carezze, così, sì, così rimane bello liscio quanto possibile e poi lo stiriamo. Poi mettiamo un pezzettino a me. Sì, amore, Dai. certo, aspetta quando la mamma lo fa un po' più compatto e te lo dà. Tieni, mamma, anche a te un po'. C'è un profumino di yogurt già, questa è una merenda stupenda. Poi farò anche i conteggi di quanti carboidrati servono per un biscotto per 100 grammi, ora vediamo. Intanto dovete riscaldare il forno, lo mettete a 180 gradi, nella ricetta c'era scritto ventilato. Ora io ci sto pensando se usare ventilato oppure se usare Mamma, normale. poi io non sono Non qua. c'è la farina, tieni, ok. Essendo un impasto del genere, che non ha bisogno di burro, che non ha bisogno di altre cose un po' più complicate, non deve riposare. Lo potete stendere direttamente.
Stavo pensando se usare il forno ventilato oppure se usare il forno statico, perché io so, ora non so se anche se so bene, vediamo, io so che il forno ventilato un po' asciuga e io non li voglio tanto asciutti, a me piacciono un po' più morbidi. Vediamo. Bene, vuoi fare la prima forma? Nella ricetta originale dice 1-2 cm di spessore. Ovviamente a me piacciono un po' più umidi all'interno, mi piacciono un po' più alti. Ora vediamo quando stiriamo la pasta cosa ne esce fuori, cosa decido all'ultimo. Pappellina. L'ho fatta bene, mamma. Vediamo. Ah, che carina. Devo dire che l'impasto è molto elastico. Io voglio fare però mi piace. La pappellina. Allora, io non lo farei troppo sottile. Ora vi faccio vedere. Il mio impasto è tipo così, di spessore. Vado a scegliere la mia formina e poi li metto tutti in una delle rivestite, ovviamente di carta forno. Vuoi fare l'albero? Va bene, io faccio la stellina. Sì. Va bene. E poi io la faccio la stellina. Va bene, tesoro. Che tu è la... da passare la prima stellina, poi io prendo anche l'omino che a me piace tanto e pure a me, anche a te piace, così facciamo tutte le forme perché Sabina vuole fare tutte le forme, così li facciamo insieme. Abbiamo pure il campanellino, ecco qua il campanellino delle notifiche, attivatele, iscrivetevi al canale, campanellino fatto, ma che carino che anche il campanellino. Ale! Wow, brava! Allora facciamo vedere il tuo alberello. Ma guardate che carino! Ora io voglio fare il campanellino. Ora stavo pensando che a Natale potete fare queste cose e con uno stuzzicadente fare il buchino, così li potete appendere. Cos'è mammi questa? Una papera o un'oca? Una papera. Una papera. Come quelle nel porto che li vedi quando andiamo a mare. E poi abbiamo la luna. E la luna busso. È una canzone. È a sera. Ovviamente la sapete, chi non lo sa quella canzone. Mezzo chilo di farina mi serve. Bene, cominciamo a metterli qui, lasciamo un po' di spazio tra di loro perché ovviamente avendo il lievito gonfieranno. Mi piace usare tantissimo i prodotti locali, li adoro e dobbiamo sostenere i nostri prodotti locali. Noi andiamo, vediamo, il forno è pronto quasi. Vanno nel forno a 180 gradi per 20 minuti e ho scelto il forno ventilato. Guardate come sono belli questi biscotti, sono stupendi. Eccoci al momento dell'assaggio, come sono? Allora, in base ai miei conteggi, ovviamente sempre i miei conteggi che poi in qualche video vi farò vedere come li faccio io, sono 300 carboidrati per tutti, sono 63 biscotti con 340 grammi di farina. E allora, un biscotto ha intorno a 5 carboidrati secondo i miei conteggi, sono piccoli, non sono così grandi, sono 4,8 carboidrati. Poi in un altro video vi voglio fare vedere come si fanno. Non dimenticate di la parola che la sbaglia sempre la mamma, iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche. Attivate le notifiche, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo alla prossima e lasciate anche un mi piace. Non dimenticate mai di sorridere. Da noi questo è tutto, un bacio. Ti piace? Hai mangiato la testa lo sarà. Hai mangiato la testa della paperina! Un bacio a tutti, noi mangiamo perché qua c'è un odore pazzesco!
si sente lo yogurt, pazzesco, buonissimi. Mmm.